Bene Davide, adesso che ci hai illustrato quelle che sono le problematiche che sono legate al parto, una volta partorito, com'è che si può ulteriormente aiutare o comunque dare un senso maggiore a quella che può essere il buon andamento della cucciolata? Ok, allora il parto, come abbiamo visto, è uno degli elementi più importanti e più stressanti. Fondamentale è appunto che il cucciolo cominci subito a poppare, perché questo gli permette di ricevere subito l'energia per sopravvivere e per vivere, e naturalmente, come abbiamo visto, per prendere il colostro. Ci sono in questa fase in cui nasce il primo deficit che ha il cucciolo è il calore, è un deficit di tipo termoenergetico, anche perché appena nasce la termogenesi, la capacità di termoregolarsi del cucciolo è veramente limitata, lui la acquisisce durante la prima e seconda settimana. Allora, in questo senso qua noi abbiamo, credo, proposto una novità assoluta, che è un nuovo modo di fornire calore, che è il calore forse più vicino al sistema naturale che c'è, perché è come un raggio di sole. Noi lo forniamo attraverso questi pannelli. Questi pannelli cosa fanno? Emettono calore attraverso raggi infrarossi. Cosa sono i raggi infrarossi? Della banda elettromagnetica sono la frazione non luminosa, per cui il vero infrarosso è non luminoso, contrariamente a quello che magari uno può pensare alla lampada infrarossa, in realtà è soltanto un filamento che passa attraverso un vetro colorato, per cui viene detto infrarosso, ma non è l'infrarosso. L'infrarosso è la frazione non luminosa. Allora, di questa banda di infrarossi ci sono tre frazioni a sua volta, no? Che sono i corti, i medi, i lontani, i near, i medium e i far. Ok, noi abbiamo questo pannello, In questa varie misure. allora, di cui abbiamo varie misure a disposizione, dalla più piccola per i canitoi 30x30, la 30x60, a quella che noi proponiamo un po' classicamente, che è la 60x60, e poi ne abbiamo anche una più grande che è una 60x90. Allora, la cosa veramente interessante di questo pannello, di questo modo di scaldare che noi abbiamo chiamato omeoterma, è questo. Allora, il pannello omeoterma emette dei raggi che sono simili a raggi del sole, che non scaldano l'aria ma la attraversano, per cui l'aria in questo, quando noi dobbiamo scaldare qualcosa, non dimentichiamo che è il primo elemento isolante che ci porta, che ci sottrae calore, mentre noi invece raggiungiamo direttamente questo calore sui corpi. Ma la peculiarità assolutamente studiata anche a livello scientifico, riconosciuta a livello scientifico, è che questi raggi infrarossi, no, soprattutto la frazione lontana, cioè i far infrared rays, riescono a penetrare la pelle e andare in profondità di 2-3 centimetri. Perché è importante questa capacità? È importante perché naturalmente il corpo, no, che viene raggiunto dalla circolazione, nelle sue parti periferiche, no, ha questi vasi, per cui che devono allargarsi per ricevere sangue, per cui avviene questo fenomeno, diciamo, della vasodilatazione, e questo qua, aumentando la vasodilatazione, aumenta anche il circolo, per cui il microcircolo. Per cui, diciamo, naturalmente c'è un effetto in cui il corpo si rigenera e si riscalda, e l'effetto che noi vediamo sui cuccioli di questo pannello è un effetto rivitalizzante. Per comprendere, anche se pensate, quando uno prende, beve un grappino, no? E sente il suo corpo, no? Questa vasodilatazione. La cosa, diciamo, rispetto all'alcol è che questa cosa dura per la frazione di secondi in cui l'alcol va in circolo, dopodiché uno immediatamente può sentire il freddo. Invece in questo caso qua, naturalmente, questo effetto continua. Abbiamo visto appunto che questo qua si traduce in un effetto rivitalizzante, per cui a parità di calore abbiamo visto che questo calore ha questo effetto naturalmente positivo.
L'altra cosa che abbiamo visto è che è un tipo di calore che viene nettamente meglio accettato anche dalla cagna. Per cui, perché sappiamo benissimo che ci sono due zone di temperatura nettamente differenti, no? Tra il fabbisogno di calore che comunque ha la cagna, perché la produzione di latte porta a una richiesta energetica e un abbassamento di temperatura, e la produzione di calore che c'è nei cuccioli. Allora, la cosa molto interessante di questo pannello è che addirittura la temperatura può essere modulabile, per cui noi possiamo, in funzione della temperatura esterna e della fase di accrescimento, voglio dire, del cucciolo, ridurre questa temperatura in modo da non creare dei momenti di fastidio che sono tipici, diciamo, che abbiamo visto che possono essere tipici con la lampada. E inoltre questo qua ci permette una cosa molto importante: lavora sulle aggregazioni, si chiamano cluster, sulle aggregazioni dell'acqua, per cui cosa succede? Che favorisce proprio il fatto di avere la parte, diciamo, dove appoggiano i cani molto più asciutta. E questa è una cosa molto importante, favorisce molto l'evaporazione. Perdonami Davide, ma sarebbe corretto dire che la differenza che c'è tra il calore che può produrre questa piastra, questo pannello, e può essere paragonato o assimilato al fatto che scaldarsi al sole è simile a quello che è il calore indotto dal pannello, mentre invece le altre fonti di calore è come scaldarsi di fronte a un fuoco, cioè a dire, se mi scaldo al sole ho una sensazione, se mi scaldo davanti al fuoco devo continuamente girarmi perché poi mi brucia. Allora, diciamo che per dirla tutta, il calore del fuoco è proprio un calore di tipo naturale molto interessante. Invece quello che tu hai toccato che è molto interessante è questo. Allora, l'effetto positivo anche di questo calore, importantissimo, è che non produce campi elettromagnetici. Nel momento in cui noi, che comunque sappiamo disturbare tantissimo tutti gli organismi viventi e anche gli organismi appunto vegetali, mentre le lampade noi possiamo misurare, diciamo, i campi elettromagnetici che vengono prodotti, questo non emette campi elettromagnetici. In una fase così delicata, fisiologica, del cucciolo, in cui ha questa vulnerabilità, non sottoporlo ai raggi, ai campi elettromagnetici è già un elemento fondamentale per favorire, diciamo, la sua vitalità. Quindi sarebbe corretto dire che, applicando questo, diciamo, protocollo, chiamiamolo così, no? Di integratori per quanto riguarda l'alimentazione, seguiti poi e quindi confortati poi da un sistema di riscaldamento, chiamiamolo banalmente così, produce nei cuccioli una migliore attitudine alle difese immunitarie, cioè produce un incremento delle difese immunitarie, un potenziamento. Assolutamente, assolutamente. Naturalmente la circolazione, tutto quello che va incontro a un aumento della vitalità, ok? Per cui va incontro a un miglioramento delle potenziali delle difese immunitarie, non fosse altro perché dà al cucciolo maggiore energia per andare a succhiare latte. E questo, diciamo, favorisce naturalmente tutto ciò che in una primissima fase è un deficit, naturalmente può creare anche uno stress di carattere immunitario, per cui noi dobbiamo fare in modo naturalmente che il cucciolo abbia l'alimento essenziale, che è il latte della sua mamma, e abbia una fonte di energia importante, che è quella del pannello. Quindi la riduzione del deficit iniziale produce un beneficio che è in grado, diciamo, che questa condizione, il benessere, sappiamo che tutte le condizioni che vanno verso il benessere favoriscono, diciamo, la salute, diciamo, e non vanno a stressare il sistema immunitario.
Controindicazioni? Direi che non ci sono controindicazioni, nel senso che è un pannello di facile gestione. La temperatura della superficie che viene raggiunta dalla superficie è intorno ai 90-95 gradi, rispetto ad esempio alla temperatura delle lampade che è di 180 gradi. Come abbiamo visto, non emette campi elettromagnetici. Un'altra cosa importante è questo, che la sua potenza nominale e la sua area riscaldata, che è nettamente superiore a quella delle lampade, restano tali dal primo momento e costantemente non vanno a declinare. Questo è importante, nel senso che allora la lampada può andare incontro a un calo naturalmente della sua prestazione termica e facilmente può andare incontro al fatto di bruciarsi, diciamo, per cui ci sono cosa che non è comune nel pannello, oltre al fatto della facile anche gestione della pulizia, essendo una superficie piana. Una domanda banale, sì. Ma a che altezza va posizionato il pannello dal fondo? È una domanda non assolutamente banale. Allora, a cui c'è una risposta di base, ma che non è assoluta, nel senso che normalmente noi lo facciamo posizionare a 50-60 centimetri, ecco, però ricordiamo che la temperatura è funzionale anche alla temperatura dell'ambiente e alla dimensione dei nostri cuccioli. Allora, per garantire la migliore termoregolazione abbiamo due sistemi. Il sistema, tra virgolette, manuale, che è quello di dire di modulare l'altezza del pannello, oppure abbiamo anche dei modelli che hanno dei termoregolatori, adesso qua questo è coperto, dove si può programmare appunto la potenza della temperatura, e questo ci permette di ridurre la potenza erogata dal pannello in modo da lasciarlo sempre nella stessa posizione, però ridurre la quantità di calore emesso. Direi che è perfetto. Grazie.